Non affondare la lama nella carne innocente. Nasconditi in piena vista. Non compromettere la confraternita degli assassini. Sono questi i fondamenti del credo. Quei principi che guidavano la mia vita. Ero un ragazzo allora. La guerra dei sette anni era alle porte. Non avrei mai immaginato ciò che il futuro aveva in serbo per me. Né il prezzo che avrei pagato. Mi chiamo Shay Patrick Cormac. E questa è la mia storia. Beh, non resteremo senza legna da ardere. Ammettilo, ho quasi vinto. Quasi conta come niente, Shay. E poi no, è stata solo fortuna. La fortuna dipende da noi, Liam. Lo ripeti da anni, ma non ne hai avuta granché fino ad oggi. O l'hai usata tutta per tirarti fuori dai guai? Lo sai, i guai mi seguono ovunque. Torniamo indietro. Andiamo. Pare che il capitano della Verandria e i suoi siano nei guai. Quindi un incontro con i contrabbandieri può finire male. Non capisco perché non mi vuoi ancora dire che ci facciamo qui. Perché Chevalier ha deciso di non dirlo. Pensavo fossimo amici, Liam. Certo, ma questi sono affari. Tu non c'entri, Shay. Vado troppo veloce per te? Ti sto solo tenendo d'occhio nel caso tu cada e ti faccia male. Su, è meglio non far aspettare Chevalier. Merda, dove sono quegli idioti? Che braccia di... Dove diavolo eravate? Eravamo a caccia. Cos'è successo? I miei uomini sono stati attaccati dagli inglesi. Oh, capitano Joseph, perché non li hai sconfitti da solo come dici di saper fare, eh? Per te, capitano Louis-Joseph Gauthier, chevalier della Verandrie. E ti sbagli se credi che un allenamento farà di te un vero assassino. Hai idea di che significhi? Significa essere all'altezza di un'antica tradizione. Significa obbedire ciecamente al tuo mentore. Altrimenti come potremo liberare l'umanità? Sono belle parole, chevalier. Ma non mi sento poi così libero. Ma bada come parli tu. Vieni, vieni! Vieni, vieni! Ti insegnerò un po' di buone maniere. Andiamo, signori. Abbiamo un nemico comune e credo sia vicino. La marina inglese ci ha attaccati e costretti alla fuga. Siamo bloccati e peggio ancora, i contrabbandieri che ci aspettavano sono stati fatti prigionieri. Noi liberiamo i contrabbandieri. Tu pensa ai feriti. Prendi queste. Ti serviranno. Fai attenzione, Shay. La marina inglese sarà pronta. Pensa all'addestramento. Pronto a dargli una lezione? Certo, non vinceranno mai. Dove sono i tuoi compagni ora? Niente, brutto verme! Può
parla o ti spacco la testa in due! Li troveremo e li costringeremo a seppellire i tuoi pezzi! Come back, you weakling coward! Gente, tenete gli occhi aperti! Gli amici sono ancora qui in giro! Ecco che ci risiamo. Grazie. Grazie mille, mi avrebbero impiccato. Caccia fruttuosa! Get down now! Tenevo in serbo per te. Che gentile. Forse non sei del tutto inutile, Shane. Parlando di cose inutili, questi bastardi non avranno più bisogno della nave. Questa grossa merda? Se la vuoi, Shane, prendila pure. Ora riportami alla mia nave. Hai sentito, Chevalier? La nave è tua, Shane. Forza! Prendi il timone. Gli uomini salvati vorrebbero unirsi a noi. Saranno un ottimo equipaggio. Il loro capitano non mi convince molto. Ma dopo di me tu sei il marinaio più esperto della confraternita, Shane. In più ci farebbe comodo un altro vascello. Persino uno ridotto così. È mia, non è vero?
nave mia. Il tuo mucchio di spazzatura, sì. Ah, dopo una mano di vernice e dei cannoni nuovi, non avrà nulla da invidiare alle altre navi. Vogliamo iniziare, capitano? Non chiedo altro. Teste di è ridotta male, ma galleggia ancora. E il suo nome è Morrigan. Morrigan? La regina delle fate che fu la rovina del saggio Merlino? Oh, è perfetta per te, Shane. Morrigan era un'antica dea, la regina della guerra e dell'oscurità. Raccoglieva le anime dei guerrieri caduti. È perfetta. La mia nave. Brutti bastardi, così la affonderanno. Diamo la prova alla Morrigan, capitano Shane. Pronti allo scontro, uomini! Leghiamo le ali al vento! Legate cavie, velarci e controvelarci. Fermali, ragazzo! Aspettiamo ordini, capitano! Morgo, non ti hai consulta i pesci! Fuoco! Stanno facendo pezzi! Fai qualcosa! Fuoco! Fuoco! Non farti speronare, sì! La mia nave! Ora quanto vascello può combattere? Tornerò a quel che resta della Gerfu. Il viaggio è lungo e dobbiamo fare le riparazioni. Ehi, allegria, ragazzi! Chevalier è contento di noi! Quale rotta vuoi che imposti, Shay? È ora di tornare a informare il mentore, sei d'accordo? Parole sante, capitano, parole sante. Diavolo hai fatto? È una specie di virus dormiente. Cazzo! Resisti, ti tiro fuori! Avviatevi con calma all'uscita più vicina. Rimanete calmi, niente panico. Avviatevi all'uscita più vicina. Scusa per l'uscita brusca. Auricolare ok? Prova. Ti trovavi in un animus. Animus, ok? Lo usavi per accedere tramite Helix ai ricordi genetici di Shay Cormac. Lavori per l'Abstergo Entertainment, sai? Beh, ti suona familiare? C'è stato un errore nella sessione e coinvolge tutto l'edificio. Troviamo il tuo capo. Ti ricordi di lei, vero? Melanie LeMay, molto attiva e super ambiziosa? Ecco, tieni il comunicatore, usalo se ti perdi. Ora andiamocene. Seguimi, muoviti! Questo caos è decisamente colpa tua, in caso te lo domandassi. Andiamo, fate come nelle esercitazioni di sicurezza. Coraggio, andrà tutto bene. Su col... Che cosa sta succedendo? Un file chiamato Shay Cormac conteneva un virus trappola. Spetta a te impedire tutto questo. Dobbiamo contenere questi ricordi, poi li distruggeremo. No, isolateli. Voglio studiare questi ricordi. Ma... Con tutto il rispetto, LeMay, non è una richiesta. L'hai sentito? Bene. Mi servirebbe il tuo zuccone, ok, signorina LeMay? Senti, magari ti sembrerà un po' strano, ma dovrai lavorare per... i clienti che ci hanno assunto per potenziare la sicurezza. Otso Berg e Violet da Costa. Solo Violet. Vado a controllare i nostri e mi preparo per la stampa. Fai quello che ti dicono di fare, ok? Forza squadra! Tecnicamente non sei responsabile, ma hai lasciato uscire il virus, quindi è giusto che mi aiuti a eliminarlo. Il signor Berg vuole che riviviamo i ricordi di Shay. Per farlo dobbiamo accedere a Helix.
ma non funziona. Vanno riavviati i server dal seminterrato. Chiunque abbia progettato questo virus è un genio. Non solo ci vieta l'accesso al cloud, ma ha compromesso gli altri sistemi operativi che regolano l'edificio. Melanie, gli ascensori sono fuori uso. Siamo bloccati qui? Merda, sì. Farò venire i tecnici al più presto. C'è un server su questo piano. Per ora ce lo faremo bastare. Agente da Costa, voglio aggiornamenti regolari sui progressi dei ricordi genetici di Shay. Perché? Da quel che so io non è importante. Se Shay Cormac è chi sospetto che sia, questo piccolo contrattempo potrebbe offrirci una ricompensa inattesa. Procedi alla sala server di questo piano. Animus a Helix. Allineando i raggi ai segmenti del nucleo dovrei risolvere il problema. Ma è qui che si complica. Devi spostare i cerchi in modo che ogni segmento sia alimentato da un raggio. Mi raccomando, ogni segmento. Solo un raggio per ciascun segmento del nucleo, ok? Quando tutto sarà alimentato, il sistema si riavvierà. Capito? Dai, prova. Bel lavoro. Questo nucleo non era complesso, ma riavviare l'hardware avanzato nel resto dell'edificio richiederà più lavoro. Gli assassini vogliono far credere che Al-Mualim fosse un grande mentore che divenne avido e corrotto e che collaborò con i Templari per ottenere una mela dell'Eden. Io invece vedo un capo accorto e scaltro. Un uomo che usò il suo assassino migliore, Altair, per eliminare gli altri cospiratori e tenere la mela per sé così da usarla per garantire la pace nel mondo. Nonostante Al-Mualim non fosse un Templare, è interessante notare come la sua visione della pace fosse più in linea con la filosofia Templare che con quella degli assassini. In passato, entrambe le fazioni avevano come scopo la pace. L'unica differenza erano i metodi con cui ottenerla. Se Al-Mualim non fosse stato ucciso da Altair e avesse proseguito il suo piano, magari oggi noi non combatteremmo. Fu solo dopo che Altair introdusse il nuovo ideale del libero arbitrio nella confraternita che il conflitto si esacerbò e si diffuse in tutto il mondo. Perché se il cosiddetto saggio della montagna può vedere le cose dal nostro punto di vista, di certo possono anche gli altri assassini. Ok, non so se avresti dovuto vederlo. Comunque, sarà meglio che torni al tuo Animus. Con i server di nuovo in funzione potresti ripristinare le postazioni di lavoro dei tuoi colleghi. Se vuoi dare una mano. E sempre in teoria potresti trovare altre cose utili se ti va di essere un po' furtivo. Un tuo collega ha lasciato il suo comunicatore nell'ascensore. Se vedi roba high-tech per terra, raccoglila. Potrebbe fornirci degli indizi. Ora che hai sbloccato i ricordi di Shay Cormac, siamo sul punto di fare una grande scoperta. So che avrai un sacco di domande sul tuo nuovo compito, o su di me. Per ora, posso solo dirti che la storia di Shay fornirà le risposte. Shay ti guiderà a una conoscenza più profonda. Dopo la grande purga del 2000, William Miles è diventato effettivamente il capo degli assassini. Uno stratega astuto e spietato. Ha addestrato agenti che si sono infiltrati nell'Abstergo, come Clay Kaczmarek e Lucy Stillman. Alla fine del 2012 ho catturato William Miles al Cairo e l'ho consegnata a Warren Vidic a Roma. Il figlio di Miles, Desmond, ha attaccato l'Abstergo uccidendo Vidic e Daniel Cross.
È fuggito in un tempio della prima civilizzazione a New York. Il 21 dicembre Desmond è stato ucciso nella struttura dei precursori. Un William Miles in lutto si ritirò e lasciò la confraternita nelle mani di Gavin Banks. Questi comandò una piccola squadra per il mondo, cercando di ricostruire le cellule degli assassini. Abbiamo avvistamenti confermati a Kyoto, Mosca e Parigi. Miles ricomparì a fine 2013 e abbiamo conferme di un suo coinvolgimento nell'infiltrazione dell'Abstergo Entertainment Montreal da parte di Sean Hastings e Rebecca Crane. Sia Miles che Banks sono latitanti. L'agente da Costa sta usando il plesso satellitare Akashic per cercare tracce dell'attività degli assassini ovunque. Non li abbiamo ancora trovati.
Ok. Lo zuccone è in un'altra sessione Animus. E io ho assunto caffeina. Oggi va tutto bene nel mondo. Bene. Questo non è il genere di missione che preferisci, eh? Ogni missione è importante a modo suo. Ma scommetto che preferiresti essere fuori con la squadra a cercare Sean Hastings. E tu no? Sì, vorrei gustarmi lo spettacolo in prima fila. Qualche novità da Sorkin? Mi aggiornerà esattamente tra 43 minuti. Bene. Posso chiederti? Ma certo. Cosa si prova a usare l'Animus? Ho partecipato al programma di addestramento Animus. Era simile alle esercitazioni dello UT Jaeger. Ma hai usato un Animus normale per rivivere i tuoi ricordi genetici? Solo una volta. Davvero? Nei panni di chi? Ero un giovane. Durante un raid dei vichinghi a Lindsifarm. 793, costa nord-orientale inglese. Mi spiace, amo la storia. Com'è stato? Era estate. Clima perfetto per navigare. Il monastero era un centro di studi religiosi e arrivammo in città con la violenza di uno tsunami. E? Saccheggiammo e bruciammo. Ci credevano demoni. I dettagli del ricordo erano così vividi. La sete di sangue prese il sopravvento. Sconfissi un sassone. Un grande guerriero. Ma non volevo ucciderlo. Lo invitai ad unirsi al nostro clan. Oh, rituali di adozione nordici! La possibilità di navigare con i vichinghi! Già, una possibilità di vedere davvero il mondo. E poi? Pianse. Poi disse che Dio aveva abbandonato il suo popolo e che non restava altro che caos. Provai pietà per lui. Lo uccisi senza pensarci due volte. Quando avremo finito, che faremo con lo zuccone? Lo uccideremo? Vedremo. Ok. Capo, chiami dalla Germania? Sì, sono Essen. Sto cercando un manufatto chiamato Lank di Iside. Cosa puoi dirmi a riguardo? Dammi solo un attimo per riscaldare le macchine. Ok, non c'è molto. Lo nominano in uno strano file del data dump scanner. In Germania, nel XIV secolo, un assassino chiamato Lucas Zerberg si è scontrato con una divisione dei Templari, conosciuta come Fratelli della Croce. Che originali. Quello è il file che mi ha portato fin qui. Non c'è nient'altro? Qualcosa che non sia un documento ufficiale dell'Abstergo? Nessuno ha mai visto il manufatto. Ci sono molte storie e leggende, dalla Gallia Romana all'Egitto medievale, persino una cellula di assassini dei giorni nostri. Oh! E a quanto pare è in grado di resuscitare i morti. C'è qualche prova che lo confermi? Niente di niente. Sai cosa penso io? Che si tratti di stronzate messe in giro dagli assassini per far sprecare prezioso tempo in ricerche a gente come noi. Sembra una trappola. Concordo. Tieni d'occhio se spuntano nuove informazioni. Anche se non dovessero condurci al manufatto, potremmo sfruttarle per rintracciare gli assassini. Ricevuto. Qual è la prossima destinazione? Cuba. Andrò a fare uno scavo all'osservatorio.